Ciao ragazzi, nuovo video. Oggi il video dei preferiti di settembre. In realtà ho deciso di fare questo video un po' diverso perché metterò 5 prodotti che ho utilizzato di più questo mese, quindi in realtà è praticamente come se fossero i preferiti, però in realtà vi faccio vedere solo 5 prodotti, ovvero veramente i 5 prodotti che ho amato di più e che ho veramente utilizzato di più questo mese. Tra parentesi vi farò anche il tour della nostra nuova casetta qui a Toronto. Se avete visto il tour della casa di 2 settimane fa vi avevo detto che quella non era la nostra casa definitiva, ci siamo trasferiti in questa casa e quindi ho pensato di farvi un tour, lo metto alla fine di questo video, quindi se siete interessate continuate a vedere, ma prima iniziamo con i miei 5 prodotti che ho utilizzato di più questo mese. Allora, iniziamo con un correttore. Questo qui è il correttore della IT Cosmetics e si chiama il Bye Bye Under Eye Concealer. Ragazzi, questo correttore è tipo come una gomma, cioè praticamente cancella tutto quello che avete, è molto ma molto diciamo coprente, super pastoso, quindi ne avete veramente bisogno di pochissimo. Adesso vi faccio vedere sulla mano, magari vi copro queste macchioline qua che ho, che ieri sono andata a provare in negozio delle tinte liquide e farò un video di prima impressione, le ho comprate ovviamente e non riesco a toglierle nonostante io mi sia fatta la doccia. Comunque vi faccio vedere quanto, non so se lo potete vedere, magari poi vi avvicino, ma è super 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 coprente, è veramente fantastico. Se avete le occhiaie, in questo periodo super stanca, lavoro, viaggio eccetera eccetera, me l'hanno venute delle occhiaie, cioè veramente sembravo tipo uno zombie. Questo qui me le copre tantissimo, ne dovete mettere pochissimo perché se ne mettete tanto veramente vi entrerà in tutte le pieghe, ma ne avete veramente bisogno di un cicinin. Questo qui è la colorazione medium, ma come vedete è abbastanza chiara, non penso che come colorazioni abbiano un range esteso perché hanno light medium, medium tan e poi tipo altri due un po' più scuri, quindi come colorazioni non sono perfetti, però io lo metto sempre sotto il fondotinta, quindi in realtà non mi interessa se non è la mia colorazione perfetta, però devo dire che mi piace tantissimo, l'ho utilizzato tantissimo questo mese. Tra parentesi dice che è praticamente full coverage, anti-aging e water proof concealer. Posso dire che è sì full coverage perché è assolutamente full coverage. Anti-aging, ragazze, non lo so, cioè come faccio a vedere che è un prodotto veramente anti-aging? Non ho tantissime rughe, per fortuna, oddio, mo me la sto mandando, ma B, è abbastanza difficile da capire se è veramente un correttore che ti farà andare via le rughe. E poi waterproof, devo dire che è veramente waterproof perché quando ho fatto lo swatch sulla mano sono andata a lavarmi, vi giuro ragazze, cioè non si levava manco con l'acqua, quindi è assolutamente waterproof. Io ve lo consiglio, ripeto, il color range non è perfetto, però se lo mettete sotto il fondotinta chi se ne frega, tanto poi mettete il fondotinta sopra e quindi il correttore non si vede, quindi io ve lo consiglio, per me è un ottimo prodotto. E inoltre questo tubetto, cioè, mi durerà tipo una vita, io ce l'ho già da un mesetto e mezzo e ragazze, se forse usato tipo 0,0002 grammi è tantissimo, perché veramente ne serve veramente una goccia alla volta, cioè vi durerà una vita. Poi altro prodotto che ho utilizzato tantissimo questo mese, in realtà quasi un mese e mezzo, è questa cipria della Too Faced. Questa qui è la Born This Way Powder, è la nuova cipria della Too Faced, una delle nuove, perché adesso sono usciti anche con quella lì Cream e Sweet Cream Peach, qualcosa del genere, Cream and Peach, qualcosa del genere, quella collezione, ma questa qui fa parte della Born This Way. Ragazze, questa cipria dovete andarla a provare perché è una bomba, cioè praticamente ero molto scettica perché ero molto affezionata alla mia Laura Mercier, devo essere onesta, ma da quando questa utilizzo solo questa, cioè quella della Laura Mercier l'ho praticamente dimenticata. È sottilissima e soprattutto la cosa fantastica è quando la sentite, cioè è proprio come toccare seta, cioè non ve lo posso far toccare perché vi giuro ve la farei toccare, se ci fosse un modo per farvi toccare questa cipria ve la farei toccare, ma vi prego andate in negozio, andate a diciamo toccarla. Mi fissa il correttore perfettamente ed è super super fina, a me piace tantissimo e mi tiene anche ma tutto il giorno, quindi la amo alla follia, ve la consiglio. E inoltre io la sto usando da un mese e mezzo, però ragazze ce n'è un botto perché in tutto sono esattamente 17 grammi, quindi la comprate, vi durerà almeno 3 mesi secondo me, quindi secondo me è un ottimo investimento, io ve la consiglio. Poi, altro prodotto che sto utilizzando tantissimo, ed è, lo sto utilizzando da 2 settimane e mezzo, ma ragazzi ormai lo utilizzo tutti i giorni, è il fondotinta Fenty Beauty. Come sapete Rihanna ha lanciato la collezione Fenty Beauty, vi lascio la review qua se non avete visto la review, diciamo, del brand, dove mostro tutti i prodotti che ho comprato e li proviamo assieme. Questo qui è il fondotinta Pro Filt'r Soft Matte, quindi è abbastanza mattificante, devo dire che a me mi dura tutto il giorno, la mia pelle non è super oleosa, però so che se avete la pelle oleosa, ho delle amiche che hanno la pelle oleosa e questo qui le tiene matte, però sì, l'olio a fine giornata comunque inizia a uscire, soprattutto ho delle amiche che sono super oleose qui nella fronte e devo dire che l'olio, diciamo, esce, quindi sì, non fa miracoli, però devo dire che è un ottimo fondotinta. Sono sempre sulla difesa, se avete la pelle secca non penso che questo sia il fondotinta perfetto per voi, ma se non siete con la pelle secca questo è un fondotinta fantastico. Ha una coprenza media, non è full coverage, ma per me è abbastanza, comunque non ho bisogno di di calcestruzzo, come si dice, non ho bisogno appunto della calce al posto del fondotinta. Mi piace tantissimo, allora, la colorazione è perfetta, ci sono 40 colori, alleluia, finalmente un brand che ha incluso tutti, siamo molto molto felici per questo. Io ce l'ho nella colorazione 190, che è chiaro, non è chiarissimo perché non è fair ma è considerato light, ed ha il sottotono giallo perché io sono sottotono giallo, quindi per me questo è il colore perfetto. Poi, altro prodotto che sto amando tantissimo, che ho utilizzato tantissimo questo mese, è la palette dell'Anastasia Beverly Hills, la Subculture Palette. Veramente ragazzi, a me piace tantissimo, non capisco le review negative per questa palette. È una palette difficile da usare, ma i colori, la pigmentazione è ottima. Onestamente non potete trovare colori così unici e rari, così pigmentati. Vi lascio la review se non l'avete vista, dove ho fatto appunto, vi ho spiegato, vi ho fatto vedere la demo e abbiamo parlato delle critiche su questa palette. A me piace tantissimo, io la consiglio ancora a tutti. Ovviamente, come ho detto già nel video, non è una palette se ho 5 minuti... se ho solo 5 minuti prendo questa palette, no, perché questa palette va lavorata, ma quando ho un po' più di tempo e soprattutto la sera, questi colori sono una bomba, io ve li consiglio assolutamente. E poi l'ultimo prodotto che ho utilizzato tantissimo questo mese è questa maschera della Origins. Innanzitutto facciamo rullo di tamburi, anche l'Origins è arrivata da Sephora Italia, ragazze, prima o poi arriveranno tutti i brand, sono sicura che tra poco arriverà anche la Tarte, l'Anastasia Beverly Hills, tra poco in Italia ci saranno tutti i brand e ragazzi sono troppo felice per questo. Comunque, bando alle ciance, Origins è arrivata in Italia e questo è un prodotto che ho utilizzato tantissimo questo mese. Questa qui è l'Origins Drink Up Intensive Overnight Mask, quindi è una maschera che praticamente io metto prima di andare a dormire. Questa qui l'ho utilizzata tantissimo perché ho volato molto in questo mese e onestamente quando volo la mia pelle si tende a seccare un po' e ho bisogno di qualcosa super super nutriente. Questo qui è fantastica, è praticamente, adesso vi faccio vedere, praticamente una crema, non so se potete vedere, ed è praticamente una crema super super idratante che ha bisogno comunque di essere assorbita durante tutta la notte perché è molto molto idratante, molto molto intensa. Non vi consiglio di mettere questa e poi mettervi il trucco sopra perché sarebbe un disastro, però io ve la consiglio. Noto che la mia pelle il mattino dopo è super super idratata, fantastica, quindi io ve la consiglio assolutamente. Non costa neanche tantissimo, onestamente questa ce l'ho da penso da maggio, io questa ce l'ho da maggio e onestamente ragazzi mi sta durando tantissimo, siamo a settembre, quasi ottobre, quindi alla fine un tubetto da 100 ml vi dura veramente un sacco, perché non è che ne avete bisogno di un sacco per appunto tutto il viso, quindi super super consigliata. Niente ragazzi, quindi questi erano i miei 5 prodotti preferiti del mese. Ora passiamo al home tour. Ok ragazze, benvenute a casa nostra. Questa qui è la nostra casetta, praticamente qui c'è la porta, adesso vi faccio vedere, questa è la porta, quindi praticamente io qui sono all'entrata, magari riaccendo le luci così potete vedere un po' meglio. Questo è il nostro salotto, non guardate lì perché lì è praticamente la postazione dove filmo, perché abbiamo una finestra, non abbiamo una seconda stanza, quindi utilizzo, diciamo, il salotto visto che come potete vedere è gigante, cioè onestamente è la casa più grande che abbiamo avuto fino adesso, perché onestamente siamo sempre stati in appartamenti super super piccoli, ma questo qui è super 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 grande. Comunque questo è il salotto, come potete vedere è molto molto spazioso, abbiamo il divano, abbiamo il tavolino, abbiamo un tappeto molto molto carino, qua abbiamo un dipinto e una sorta di vaso di fiori, ci sono ancora delle cose dell'Ikea che dobbiamo montare. Sì ragazze, la cosa è tremenda. Poi qui praticamente abbiamo una sorta di ripostiglio per le giacche, quindi semplicemente è un ripostiglio abbastanza spazioso e lo utilizziamo per, diciamo, mettere tutte le cose e tutto il casino. Questo qui è il nostro, diciamo, tavolo, non so se potete vedere quanto è gigante ragazze, è gigante. Io e Jay di solito quando siamo a casa, cioè quando non vado a lavorare, sono a casa nel weekend, io mi metto lì e lui lavora sempre lì in quell'angolino, questo qui diciamo il mio angolino dove appunto lavoro eccetera eccetera, faccio video, rispondo email, tutte le cose diciamo della vita normale. Poi continuiamo e praticamente abbiamo la cucina. Questa è la cucina ragazze, è gigante e praticamente ha un'isola gigante con tipo 4 sedie, quindi vi faccio capire quanto è grande. E praticamente questa è la cucina è molto molto diciamo semplice, niente di speciale, e la cosa bellissima è che abbiamo una finestra lì e quindi abbiamo un sacco di luce naturale che viene appunto dall'esterno. E questa è appunto la cucina, come potete vedere una cucina semplicissima, sì è un po' incasinata, magari vado a chiudere quella mensola che mi dà proprio fastidio. Comunque questa è appunto la cucina e vi faccio vedere dalla cucina com'è appunto il resto. E come vedete il soggiorno è abbastanza grande, come vi ho detto non siamo abituati a vivere in uno spazio così grande. Mi ricordo i primi 10 giorni che abbiamo vissuto qua, diciamo ma cosa ce ne facciamo di tutto questo spazio, perché onestamente siamo solo in 2 quindi non è che ne abbiamo bisogno, però questa è la casa che abbiamo trovato quindi ce la prendiamo insomma. Quindi questa è appunto la cucina, abbiamo la lavastoviglie, grazie al cielo perché ragazze io senza lavastoviglie non vivo, e niente, tutte le cose della cucina insomma, cose normali. Abbiamo un frigo che ragazze adesso vi faccio vedere quanto è grande, ma è tipo gigante, cioè è più grande non so di praticamente 3 me fanno quel frigo. Poi continuando per la casa, cioè che praticamente è finita, abbiamo la nostra stanza da letto. Questa qui è la nostra stanza da letto, super super semplice ma perfetta diciamo per noi, perché non è che abbiamo bisogno di niente di speciale. Questa è appunto la stanza e abbiamo qui ho tutti diciamo i miei trucchi incasinati, in realtà devo ancora metterli a posto però vabbè quello si farà. Abbiamo appunto le cassettiere, la TV e soprattutto abbiamo l'armadio, come si dice, l'armadio dove puoi camminare dentro. Il problema ragazze di questo armadio è che praticamente qui c'erano tutte le mensole e io il primo giorno che sono arrivata ho messo i vestiti e vi giuro mi è caduta la mensola addosso, cioè mi sono cadute 3 mensole addosso, mi sono graffiata tutta perché mi è caduto tutto con tutto il peso. Dobbiamo ancora farlo aggiustare, lo faremo aggiustare questo weekend, però adesso è un casino, ci sono ancora le valigie qua, cioè ragazze è un casino insomma, cioè sono una persona normale, non pensate che vivo nel mondo delle fiabe dove tutto è perfetto. Comunque questa è la stanza, molto molto ma molto semplice ma molto carina come potete vedere, ed è molto appunto perfetta per noi. E qui ho lo specchio dove magari vedete le foto di Instagram, tra parentesi Francesca sei una figa con i pantaloni e poi la cosa fighissima di fuori è che abbiamo un giardino enorme ragazze, cioè non che lo possiamo sfruttare perché è inverno, però comunque questo è il nostro giardino barra patio. E niente, quindi fuori diciamo mangiamo quando fa caldo, devo dire che sta facendo caldissimo in questo periodo quindi lo stiamo sfruttando un po' di più, c'è il barbecue e comunque è una casa, come avete visto è semplice, non è piccolissima perché in realtà come avete potuto vedere non è minuscola, però è molto funzionale, molto carina, diciamo che è diventata la nostra tana, il nostro rifugio. Ok ragazzi, quindi questa era la mia casettina, ve l'ho fatta vedere molto velocemente, come avete visto non è perfetta, ci sono delle cose da fare e soprattutto non è super ordinata, cioè sì, è ordinata, però come capite, come potete immaginare, lavoro faccio video e cucino, prendo, cioè praticamente faccio le cose che una persona normale fa, e quindi certe volte diciamo la cosa è un po' come si dice, overwhelmed, non mi viene il termine in italiano, lo metterò qui, soprattutto quando magari non avete la mamma vicino che vi può aiutare. Quindi ragazzi, io spero che il video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima, ciao!